soap brows, feathery, boy brows. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Fabitox Beauty. Io sono Fabiola e oggi concludo la trilogia dedicata alle sopracciglia. Spero che abbiate trovato interessanti i primi due capitoli. Se non li avete ancora visti, ve li lascio nell'info box, che sono la tecnica più facile e la mia preferita, nonché la più resistente. Oggi vi voglio parlare di quella più alla moda. Guardate il video fino in fondo perché vi commenterò anche un ulteriore tipo di prodotto di cui non ho ancora parlato e a buon motivo. Volete scoprire il motivo? Seguite fino in fondo. Avrete probabilmente sentito parlare di feathery brows, boy brow, soap brows, bushy, laminated, quindi tutti quegli effetti che sostanzialmente vanno a pettinare, fissare le sopracciglia in modo consistente verso l'alto, con dei prodotti appositi di cui adesso vi vado a parlare, e che poi vai a disegnare pelo a pelo il più naturalmente possibile per dare l'impressione che le vostre sopracciglia siano così folte e rigogliose di natura. Vorrete quindi realizzare questa tecnica se vi piace aderire a questo filone di moda, se avete già delle sopracciglia belle folte e volete perfezionarle, o se semplicemente desiderate un'ulteriore spinta di tenuta perché il prodotto che usiamo per fissare lo garantisce. È possibile utilizzare come base per questa tecnica dei veri e propri saponi, delle cere. Qui ne ho una di Revolution. Fatto così, è un sapone solido con il suo scovolino. Non lo trovo la tecnica preferita per quanto mi riguarda perché va inumidito ogni volta, ma non deve essere troppo bagnato se no non riuscite a impastare bene il sapone. Se ne prendete troppo, vi rischiano di rimanere dei residui bianchi, cosa che accade anche con saponette vere e proprie, c'è chi tranquillamente usa il sapone. Insomma, lo trovo un po' macchinoso, quindi il mio metodo preferito è diventato un altro. Quindi, su consiglio di molte truccatrici prima di me, ragazze molto più esperte di me, ho provato con un gel per capelli. Questo nella fattispecie è stato consigliato, ma io credo che qualsiasi gel a lunga tenuta, cioè forte tenuta e che non lascia un residuo bianco vada bene. Ne serve una piccolissima quantità, lo andrete a pettinare tra le sopracciglia prima di applicare il prodotto colorato, lo fate asciugare leggermente e poi andate a riempire solo laddove vi serve con il prodotto colorato. L'effetto è a lunghissima tenuta, bellissimo e che secondo me si presta benissimo, magari non per tutti i giorni perché richiede un po' più di tempo e di attenzione nell'applicazione, ma per esempio per delle grandi occasioni dove volete che le vostre sopracciglia siano perfette e che resistano a lungo, se invece è proprio l'effetto di cui siete alla ricerca. Attenzione, se avete già le sopracciglia molto folte e rigogliose di natura, beate voi. Questa secondo me potrebbe essere la tecnica per assurdo più semplice, perché vi consentirà semplicemente di andare a fissare in maniera bella strong, anzi a volte chi ha le sopracciglia folte ha proprio il problema di un pelo un po' indisciplinato che non si fissa e non resta in posizione senza l'aggiunta di altro prodotto colorato. Ho struccato una sopracciglia per farvi vedere come applico questo prodotto e come vado poi a riempire. Quindi vedete, faccio uscire poco, pochissimo, lo prendo con il pennellino. Come vedete, pettino lavorando molto bene il prodotto tra le sopracciglia, tutte verso l'alto e poi vado, diciamo, ad accompagnare i bordi in modo tale da non essere troppo proprio selvaggio come sopracciglio e consiglierei di farlo in realtà prima di applicare il fondotinta perché rischia di andarlo a disturbare un po' di più. Quando avete ottenuto la vostra forma desiderata, vi fermate, lo fate asciugare leggermente. Consiglio sempre di applicare prima del prodotto colorato perché appunto rischierebbe di andarlo a spostare un po'. Quando avete ottenuto più o meno la forma desiderata verso l'alto, allora potete andare col prodotto colorato. Potrebbe essere un po' più facile a questo punto disegnare e far vedere che avete disegnato pelo a pelo perché diciamo si è creato più spazio e non andranno a spostarsi i peli mentre li disegnate perché sono fissati, incollati lì.
tempo qui, secondo me, è quella che ha un effetto alla fine più naturale, paradossalmente, anche se richiede un pochino più di lavoro, dove trovo più accettabile lasciare dei buchini, perché sembra proprio che abbiate pettinato le vostre sopracciglia, che le abbiate piene così, e così rimangono. Vedete la differenza? Con l'altro fatto solo con gel colorato e gel fissante. Il mio proposito di tecnica che mi piacerebbe perfezionare in questo caso è quello di utilizzare questo sistema di applicazione di una colla, praticamente di un sapone, di un gel per capelli, e quei prodotti a penna, come questo. Pennarelli per sopracciglia. Cosa mi frena? Il fatto di non averne trovato ancora uno che sia bello scrivente. Questo è di Kiko, questo è di Catrice, ma ha un colore che non mi piace troppo caldo. Se lo trovassi è il mio obiettivo di tecnica perfetta, perché sono ancora più sottili, più precisi del pennellino, e quindi andate proprio a disegnare pelo a pelo. È una tecnica che adoro e che spero di imparare al più presto. Alcuni suggerimenti per semplificare questa tecnica apparentemente forse un po' più intimidatoria. Far asciugare sempre un pochino il prodotto che applicate prima di andare con quello colorato. La scelta di quello colorato, che potrà essere una penna, potrà essere un gel, ma anche una matita, perché no, da applicare appunto a prodotto asciugato. Tutto questo passaggio, in particolare il prodotto sapone gel, prima del fondotinta, perché rischia di lasciarvi un po' di residui sul contorno che potrete andare a rimuovere con una salviettina struccante, un cotton fioc inumidito, il dito, e poi applicare la vostra base senza che venga disturbato nulla. Utilizzate uno scovolino dedicato, poi periodicamente ovviamente pulite. Esercitatevi e fatelo a casa, un giorno in cui non dovete uscire, quindi non avete l'ansia di dover fare di fretta, non avete l'ansia di come queste sopracciglia resteranno, quanto dureranno. Avete modo di provare, provare e provare. Ultimissimo parere per quanto riguarda i prodotti è sui gel colorati come questo, dove avete già lo scovolino, anche molto sottile, ma il gel appunto è colorato. A me non piace perché per il mio tipo di sopracciglia non va a riempirmi i buchi, cosa che desidero, è il mio obiettivo quando vado a sistemarle. Allo stesso tempo di solito non fissano tanto quanto i gel trasparenti. Di conseguenza non mi fa nessuno dei lavori che desidero. Però per chi potrebbero andare bene? Per chi non ha buchi particolarmente evidenti ma vuole semplicemente pettinare, fissare un po' le sopracciglia, magari scurendole leggermente. Ecco, questo sì, depositano un pochino di colore e quindi danno un pochino di consistenza ai peli che avete. Benissimo. Oppure se state cominciando ad accostarvi un prodotto sopracciglia, questi sono i più leggeri, ovviamente. Valutatelo in quel caso. Questo è di Catrice, secondo me costa poco ed è buono. Lo trovate da Lila Pua oppure online su vari siti. È della famiglia di Essence, per intenderci. Sperimentate, a me non piace per i motivi che vi ho detto. Commentate qui sotto se il video vi è piaciuto, se conoscevate già queste tecniche, se le utilizzate già, oppure quale vi piacerebbe sperimentare, utilizzare. Se avete qualche dubbio o perplessità, sarò felicissima di rispondere a qualsiasi commento. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividetelo, seguitemi e schiacciate la campanella per le notifiche, per non perdervi nemmeno uno dei prossimi video. E grazie per avermi seguito, alla prossima!